Ti incontro sui profili d'oro del sogno, estate di luce, e gli occhi riempi, ed il cuore, che solo per te sgrana rintocchi di cielo e parole, ma raggela in domande la stasi del suono, orrido abisso di inascoltati dolori. Lastricata di giorni a venire, la strada svanisce tra specchi di orizzonti, e tu, sempre laggiù, nell'attesa del mio passo. Certezza del cammino che la terra divora, e s'alzano al cielo muto d'azzurro, nuvole del mio sudore, tributo a te, che nel labirinto del caso mi cerchi. E non sai, e ti dirò di quando sempre l'universo immolava orbite su orbite agli dèi, vibrando solo un poco in fondo di tacita tristezza, ed io ribelle mi negavo all'indice del divenire, teso nello spasimo di antiche leggi, ed osceno sulle sponde del possibile a cui mi incatenava. Ti dirò, dunque, ma ora Penelope strana, dono fili di luna alla tela del tempo, e nel giorno immoto vi ricamo sorrisi coi raggi di sole che mi raccontano il tuo volto. Questa bellissima poesia con cui quasi mi congedo da voi era Lettera al figlio di Roberta Panizza. Concludo questo mio viaggio nelle parole, nei sogni e nelle immagini con un video che ho realizzato dalle parole di Wanda Roda, che è una scrittrice milanese e che ha dedicato dei piccoli racconti alle donne milanesi in questo periodo particolarmente colpito, cioè le settantenni, gli ottantenni, particolarmente a rischio coronavirus. E sono delle parole molto belle con le quali appunto decido di chiudere questo nostro appuntamento, mandando un augurio e un bacio, un ringraziamento a tutte le persone che mi hanno aiutato a sognare con le loro parole, con le loro poesie. Pronto? Ciao cara, come andiamo? Ma no, che non disturbi. Non ho niente di meglio da fare. Fino a notte fonda. Anch'io tutto bene. Ormai ho rallentato così tanto che tra un po' mi pietrifico. Ti ricordi i primi giorni che cercavamo tutte le scuse per poter uscire? E tutti i metodi per mantenere il cervello attivo. Così dicevamo, il cervello attivo. Mi viene da ridere solo a pensarci. Erano solo 2 settimane fa. Hai ragione. Sembra mesi. Adesso andare a comprare il giornale all'edicola è un evento. Torno a casa stanca e disorientata. Succedono un sacco di cose per strada. Prima non ci avrei fatto caso, ma adesso sembra di stare al cinema. Così, se posso, non esco. Sì, sono 3 giorni.
Anche te? Beh, sì, è diverso. Tu e la famiglia, io sono qui da sola. Passo un sacco di tempo alla finestra. La vituperata finestra al piano rialzato sulla strada. È diventato un tesoro di scoperte. Sai che nel palazzo di fronte ho visto i corpi umani. Gente in carne e ossa che fa cose da non crederci. Te l'avrebbe detto. Ci facciamo anche timidi cenni di saluto. Ah, no, no. Niente di plateale, per carità. Restiamo sempre milanesi, anche nell'emergenza. Oh, sai chi mi ha chiamato ieri? Dai, anche a te. Pazzesco. Non lo sentivo da anni. Voleva sapere se ero ancora viva, presumo. Noi della fascia a rischio dobbiamo allargare il controllo sociale a tutte le nostre amicizie. Però è bello. Sento un sacco di affetto. Basta che non mi dicano che andrà tutto bene. Non andrà tutto bene. Un'epoca è finita. E chissà come sarà la prossima. Sono stanca però di aver paura. Basta che siano bene i miei. Per il resto, che ci possiamo fare? Va bene. Allora ti saluto e ci riaggiorniamo. Abbi cura di te. Sì, anch'io. A domani. Ciao. Hai chiamato te? Vedo che c'è una chiamata persa. Ero andata solo a buttar l'umido. Anzi, adesso che ci penso, oh cribbio, non mi sono lavata le mani rientrando. Ma non si può mica pensare sempre a tutto. Ogni tanto mi viene da mandare tutto quel paese e fregarmene. E poi però penso, se sono io a contagiare qualcun altro, che... Ah, non eri te? Chissà chi era. Quando squilla il telefono è l'unico momento adrenalinico della giornata. Te, tutto bene? Ti ricordi quando ci lamentavamo di quanto fosse noiosa la nostra vita dopo la pensione? Il solito cinema il mercoledì sera, il solito caffè con le amiche, l'aperitivo con i compagni di acquarello e di storia del Rinascimento, le citarelle al lago col treno delle Nord. Mai un imprevisto, mai un'avventura. Più avventura di così. Credo che sarà sui libri di storia un domani. Sì, ci sarà un domani. Sì, oggi mi prende male. Ho fatto un altro di quei sognacci ansiogeni che mi perseguitano da 2 settimane. Ci ho messo un'ora per ritormentarmi. Ma alla radio, uno psicologo diceva che fanno bene, sono catartici. Sarà, a me mi rovina la mattina. Ma mio vicino mi ha chiamato al cellulare un'oretta fa per sapere se potevo stampargli un po' di moduli autocertificazione nuovi. Oh, cambiano ogni 2 giorni. Adesso li stampo e li lascio sul ballatoio. Ah sì, sì. Un cambio ha detto che va ad essere lunga, se mi serve qualcosa. E allora devo concentrarmi su quello che potrei farmi comprare. Ho il cervello completamente vuoto. Sì, dai. Meglio che ci risentiamo domani.
bianca, sono bella e sono sexy, sono colta e sono ricca, sono femmina e sono giovane, certo, sono bella, bionda, alta, coscia lunga, lingua soffice e tagliente, mani curate e graffianti, occhi azzurri come il fuoco, capelli soffici e nebulose. Sono tutto ciò che vuoi, se mai mi vorrai, come la bambolina di un film a luci rosse. Posso sprigionare le tenerezze e le seducenti malinconie della mia femminilità contro la forza plastica delle altrui certezze, versare misteri intriganti che fungono per me da seconda pelle sulla parte più suadente di tutti gli inni alla passione, dominare con il candore della mia esuberante vitalità ogni lussureggiante invadenza. Ma non mi chiamo bambolina, io sono Chiara. All'età di 4 anni giocavo con la mia gattina, le accarezzavo la testa screziata di colori tra il giallo paglierino e le terre di Siena, sussurrandole nell'orecchio che non riuscivo a tenere fermo un attimo. Vedrai, da grande, la tua Lucilla ti porterà in giro per giardini pieni di fiori e di tante fate. Diventerai una fata, e quando sarai una fata turchina farai diventare anche me una fata bellissima con un vestito rosa e la bacchetta magica, e io farò nascere tante stelle nel giardino e tante bambole, tante lucertole per farti giocare, e un principe azzurrissimo per me, soltanto per me. Ma non mi chiamo Lucilla. Io sono Chiara. A 10 anni, nei cortili polverosi e nelle pinete ischitane eravamo in tanti a correrci incontro e giocare in mille modi diversi, lontani dagli adulti, ma protetti dai loro lunghi sguardi vigili. Nonne e zie vegliavano discretamente su tutte le nostre azioni, eppure qualche bacetto con i compagni di nascosto ci scappava sempre. Per le amichette io ero farfallina. I maschietti preferivano chiamarmi Serenella, ma non mi chiamo Farfallina e nemmeno Serenella. Io sono Chiara. Anni, l'uomo dalla camicia rossa mi abbracciò. Ricordo un giardino rinchiuso in un muro di cinta sgangherato, di pietre pomici e laviche sgraziate, bitorzolute, coperte da muschi ed erbe selvatiche, un grigiastre alto oltre la mia testa, se anche fossi salita su uno dei massi sporgenti posti alla base. Ricordo le gabbie dei conigli,
nascoste con pronunciatoie formate da intrecci di filo di ferro arrugginiti. I conigli maschi da una parte, le femmine da un'altra. E i piccoli, selezionati per grandezza, collocati in gabbie differenti. Tutti i pomeriggi fungevo da vivandiera passando sotto l'albero di limone e intorno al pozzo con al centro il secchio pieno d'acqua. Giù per i quattro scalini fino all'angolo del muro pietroso, posto di sghembo a seguire il confine con la boscaglia di castagne e di querce della collina immediatamente sovrastante. Ricordo che, giunta appena oltre la grande pietra sporgente sulla quale poggiava lo spigolo della parete, mi sembrava che il bosco coprisse ogni altra prospettiva e divenisse in pochi passi ingombrante, avvolgente, incatenante. Però i conigli erano